Lega si trova nelle condizioni di voler raggiungere il federalismo e però si rende conto che il percorso è accidentato e che per raggiungere quell'obiettivo rischia di perdere parte del consenso, perché ovviamente lo può raggiungere con questo governo, non con un altro, nonostante le promesse che vengono lanciate, le ciambelle che vengono lanciate da Fini, il quale addirittura dopo aver demonizzato la Lega improvvisamente l'altra mattina si è svegliato sostenendo che gli va bene Maroni Premier. Prima la Lega era il demonio, no? E dimostra la confusione mentale di questo signore, il quale si è creduto per anni un leader e poi si scopre invece che al massimo può fare il presidente della bocciofila, perché si è ridotto a quello, insomma. Uno che chiede, è uscito dal Popolo delle Libertà sostenendo che il governo era guidato dominato dalla Lega e che Berlusconi era ostaggio della Lega. Poi, siccome vorrebbe ritornare sulla scena politica e possibilmente buttar fuori Berlusconi, è disposto a dare alla Lega addirittura la presidenza del Consiglio. Giudicate voi. Se non si capisce che in tutti i paesi c'è un bipolarismo, in tutti i paesi c'è un leader che governa e non è che però il leader interno comincia a fare le scarpe a quello, semmai si misura nei congressi. Se nei congressi hanno la minoranza, stanno a fare la minoranza. Perché esistono i partiti. Invece, che cosa succede da noi? Succede non esistendo i partiti, che uno elegge un leader, dopodiché comincia a fargli la battaglia dentro il suo stesso partito. Non la fanno nelle sedi assembleari, la fanno in Parlamento. Per cui, dov'è l'errore di Fini? Fini dice, ma io non ero d'accordo su certe cose di Berlusconi. Legittimo. In democrazia può benissimo dire che non è d'accordo. Il problema non è che tu non sei d'accordo. Il problema è che tu hai creato una guerriglia in Parlamento, usando i tuoi 30 parlamentari, per far secco Berlusconi e costringerlo a non fare quello che lui voleva fare. Questo è il problema. Se tu sei leale, vai in un'assemblea, ti misuri, metti ai voti. Il giorno in cui tu rappresenti il 10%, stai all'opposizione col 10%. Dentro il partito però, ma in Parlamento stai con la maggioranza, perché sennò non stai più in quel partito. Stai da un'altra parte, sei all'opposizione. Questo è stato. Se fosse stato leale Fini, avrebbe fatto questo. Si sarebbe misurato all'interno del famoso che fai mi cacci, così via. Quanti voti ho? Io ne ho il 10%, il 15%, rappresento il 15%. Dopodiché, quando si decide a maggioranza che si fa una certa cosa, la maggioranza ha deciso, la democrazia è questa, e io che appartengo a quel partito, che condivido quella linea, vado in Parlamento e rappresento le idee su cui magari non sono d'accordo. Se ritengo che queste idee siano talmente in contrasto con la mia coscienza, me ne esco dal partito. Invece Fini che cosa ha fatto? Sperava di ricattare un partito di maggioranza e quindi la maggioranza del suo partito, obbligandolo a fare quello che voleva lui. Ma è evidente che questo non è possibile. Questo è il concetto, esattamente il concetto della Prima Repubblica. Col 2% io ricatto il partito di maggioranza. Non si può fare, perché se lo si fa si finisce verso la catastrofe, come è capitato a questo paese.